Ciao a tutti, io sono Elena, bentornati in questo nuovissimo video. Allora, innanzitutto ho cambiato sfondo perché ho avuto un attimo problemi di luci e in realtà sto notando che questo sfondo mi piace di più, quindi penso che terrò questo per i prossimi video. Poi si vedrà cosa succederà. Comunque, allora, oggi faremo la reaction alla 6x11 di Younger. Credo che questo sia il video più difficile che abbia mai fatto. Per Younger, almeno finora. Allora, iniziamo con una scena un pochino divertente, ma sarà l'unica in realtà, una delle poche comunque, dove Maggie sta facendo i pomodori, sta coltivando pomodori, però subito dopo Eliza dirà a Maggie che vuole troncare con Josh definitivamente, vuole troncare con lui perché tiene a Charles la loro relazione e ha promesso a Charles che avrebbe chiuso definitivamente con Josh, quindi no, cioè non dovevi pensare questo, però vabbè, ormai è andata. Poi Kelsey sembra sparita, ma poi torna al lavoro e annuncia a tutti quanti che non sarà più l'editrice, ma ovviamente che hanno ottenuto anche i soldi, gli investimenti comunque, che, di cui abbiamo già parlato nella scorsa puntata. Ovviamente poi Diana fa capire che vuole un addio nubilato, una festa prima del suo matrimonio e vabbè, niente, poi la organizzeranno, ma arriverà pronto. Allora, poi ovviamente avranno del lavoro da fare con una scrittrice che dà un consiglio sbagliatissimo a Liza, perché ovviamente lei glielo chiede, perché lei le chiederà consigli appunto per lasciare Josh e lei le dirà che dovrà scrivere, cioè in modo migliore, scrivere una lettera tipo Dear John dove lei dovrà dire cose chiare intorno, proprio chiaro, preciso, diretto, senza giri di parole, eccetera. Ovviamente lei lo farà, però vabbè, un attimo. Intanto già il fatto che questa qua dice a Eliza di fare ciò non mi sta bene, perché sappiamo che Eliza poi prende le cose troppo seriamente. Cosa sbagliatissima, anche tu, cara Eliza, non dovevi fare ciò, perché questo mi fa incazzare troppo. Poi torna come editor con Liza Kelsey, decide ciò. Comunque, ok, vabbè. Questo poi non so se si approfondirà meglio nella prossima puntata. Perché poi già non ho capito bene una cosa alla fine, però spero che questo si possa risolvere nella prossima puntata. Perché Kelsey come editor con Liza non mi sta neanche tanto più bene, perché finché c'è arrivata e poi da editor ha avuto la promozione, ma adesso che è dovuta scendere di livello non mi sta tanto più bene. Però vabbè, ok, poi non si sa ovviamente tra Kelsey e Zane che cazzo ne ho fra sti due, vabbè, ma questo è uno sclero di sempre, di tutte le puntate. Ma ok, non si sa che cosa devono fare, perché litigano, si innamorano, litigano, si innamorano, ok, ma questo, ok, vabbè. Non è il fulcro della puntata perché è ben altro. Perché arriviamo al punto in cui Liza decide di scrivere la lettera a Josh, la famosissima lettera di Dear John, dove dice che lo vuole lasciare. Inizialmente non si capisce bene se in realtà l'ha spedito oppure no, però la spedisce. Stronzata, la cazzata più grande che potevi fare. Perché tu sei una grandissima coglione, cara Liza, sei una grande stronza, ma a questo ci arriveremo poi alla fine, perché non è questo la bad news, o meglio, la più grande bad news della puntata non è questa purtroppo. Poi Kelsey viene invitata a fare una conferenza in una scuola per ragazzi, diciamo al liceo. Lei inizialmente vuole rifiutare perché sta ancora un po' incazzata, però poi accetta ovviamente e fa il discorso bellissimo top del top, vabbè. Ma non è neanche questo il fulcro della puntata di oggi, perché non si basa esclusivamente su Kelsey, perché le bad news non sono solo su Kelsey. Poi vabbè, fanno
vedere un'altra scena dove loro lavorano. Cass si incazza con Zane perché sempre che devono rompere il cazzo loro due. Lei scopre di essere diventato un meme con la famosissima storia di Instagram che era riferita in realtà a Zane, che poi però è diventata pubblica comunque, quindi lei è diventata diciamo popolare, non un meme in realtà, è diventata popolare questa storia, e quindi lei già sta, si incazza ancora di più, lei sa prendere le sue difese, brava, non potevi fare una scelta migliore in questa puntata, in realtà ne potevi fare solo una e l'hai sprecata con i cazzi, non che non dovevi farlo, però hai fatto più scelte sbagliate che giuste in questa puntata, non, cioè ti devi anche rendere conto di quello che fai, carissima. Comunque, ok, Josh nel frattempo sta lavorando alla sua nuova attività, che diciamo, ha firmato il contratto grazie a Liza, ma all'interno del suo nuovo studio, diciamo, che sta ancora attrezzando, legge la lettera di Liza, comunque la riceve, inizia a leggerla e già sconvolgente già dall'inizio, quindi si prende un minuto di pausa da questa nuova attività che sta rimettendo a posto e esce all'aria aperta, e questo penso sia uno dei momenti più tristi di questa puntata, perché mentre Josh legge questa lettera, ovviamente molto triste anche lui, e ovviamente ci fanno sapere anche noi cosa ha scritto Liza in questa lettera, dice: io mi ricordo quando siamo stati insieme, quando ci siamo conosciuti, quando abbiamo fatto le cazzate insieme, quando abbiamo riso insieme, i momenti più intimi, bla bla bla, però alla fine dice: però renditi conto che io ormai sto con un altro uomo, sto con Charles, e tra noi due c'è troppo feeling per essere solamente amici, quindi ti lascio, io spero che tu capisca il perché. E invece non lo capiamo il perché, cara Liza, non lo capiamo, soprattutto noi del team Josh, noi non lo capiamo, ok? Perché hai dovuto lasciare Josh, soprattutto in questo modo, se dovevi lasciarlo lo facevi a faccia a faccia, perché tu sei una donna con le palle, lo so che sei una donna con le palle, e quindi cioè devi per forza scrivere una lettera a Josh per lasciarlo? No, non dovevi. Non dovevi proprio lasciarlo, a parer mio, perché state troppo bene insieme. Però d'altro lato capisco che ormai lei sta con Charles e quindi non può avere troppo feeling con Josh. Capisco questo, perché ormai mi sto facendo una ragione sul Team Charles, ma non lo diventerò mai, non mi convertirò mai al Team Charles, ma pian piano sto accettando la cosa. Però finché mi mettete queste scene così tristi, io non posso mai accettare del tutto il Team Charles. Cioè, capite, voi cari produttori, cioè, voi fate mettere prima Liza con Josh, mi fate scippare troppo, mi fate lasciare, e poi mi fate mettere Liza con Charles, e poi mi mettete questi momenti tra Liza e Josh, cioè me la fate ricredere, mi illudete, io non potrò mai accettare al 100% il Team Charles, capite? Mi sto mettendo l'anima in pace, ma non potete mettermi questi momenti. Ragionateci, grazie. Cioè, o lo fate tornare insieme a Josh, oppure questi momenti me li togliete. Comunque, andiamo avanti. Organizzo una festa per Diana, la dia nubilato, si ubriacano, fanno i balletti sexy con quei tizi che fanno un lavoro merda, secondo me, tutto di sexy, questi uomini sexy, però succede un'altra cosa, che al ritorno di questa festa, ovviamente dovranno passare, genialissime pure loro tutte quante, passeranno davanti all'ufficio di Josh, l'ufficio, il negozio di tatuaggi di Josh, e lui ovviamente è lì. Guarda caso, Josh e Liza si incontrano, e mentre le altre si incamminano verso casa perché è notte fonda, ubriache pure sono loro, e quindi rimangono Josh e Liza insieme, soprattutto da soli. Ovviamente lui reagisce male, ovviamente non a maniere forti nel senso fisico,
ma a parole. Cioè, lui ci è rimasto malissimo da questa lettera e le dice: tu non mi potevi lasciare in un altro modo, cioè tramite una lettera mi fa schifo, cioè no, dai. Anche lui l'ha messo, no, grazie, che ovviamente questo modo non è quello giusto per lasciare una persona. E ovviamente Liza poi gli dice: no, guarda, io amo più Charles di te, perché poi effettivamente è quello che Joss vuole sentirsi dire, ma in realtà non è quello che vuole, nessuno dei due vogliono questo. Ho notato in questa scena dove loro si sfogano che in realtà vogliono ancora tornare insieme, vogliono stare insieme, sono ancora innamorati, io non capisco perché non possano tornare insieme. Non lo capisco, sono incazzata. E poi ovviamente allora, poi Josh dice: tu hai scritto questa lettera, allora ho sbagliato, riferendosi a Charles, riferendosi appunto al fatto che Lisa doveva scrivere in realtà quella lettera non per lui ma per Charles, perché anche lui ha capito che in realtà tra lei e Charles c'è sì un sentimento forte, che è l'amore sicuramente, ma tra Liza e Josh c'è sicuramente qualcosa di più in tutto questo, quindi anch'io l'ho notato, ve lo giuro, non so perché il team Josh, forse un pochino sì, ma ve lo giuro che c'è stato quella scintilla tipo da parte di tutti e due, di tipo voglio tornare insieme a te, però ovviamente Liza è una croce in cazzo e non ci torna insieme a lui, se ne va, prende, se ne va. Però alla fine non ho capito niente, cioè c'è stato un attimo di confusione, cioè ho rivisto il finale 3 volte e non l'ho capito. Mi spiego meglio. Allora, dopo questa uscita di Josh, che non voleva ricevere questa lettera, che dice Liza, scritto la lettera, l'ho sbagliato, Liza torna a casa disperata piangendo, perché è normale, cioè anche io l'avrei fatto. Mi hai fatto anche bene a disperarti, cara Liza, perché ora ti devi disperare. E sembra che Liza voglia scrivere una lettera a Charles. Scrive proprio: caro Charles. Però dopo si vede anche Kelsey che scrive una lettera. Io non ho capito se è Liza che sta scrivendo una lettera a Charles oppure è Kelsey che sta scrivendo una lettera a Charles. Non ho capito. Probabilmente Liza sta scrivendo una lettera a Charles e Liza sta scrivendo una lettera a qualcun altro. Non lo so, è una mia ipotesi, mi è venuta in mente adesso. E non saprei, non lo so cosa pensare, non so cosa dire, perché poi in questa lettera che scrive Kelsey non è niente di buono, è molto preoccupante il testo della sua lettera. Scopritelo poi se volete guardando la puntata, e se l'avete vista ovviamente fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, perché io non so cosa pensare. E se questo video vi è piaciuto, che è finito, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere nessun altro video, attivate la campanellina e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.